a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando di seguirmi sui social Facebook, Twitter, Instagram, link nell'info box. Dopo aver fatto il video sulle 15 cose che non sai sui Simpson, mi raccomando di andarlo a vedere. Oggi parlerò di un cartone animato che penso conosca tutto il mondo, perché è un cartone animato che anch'io vedevo quando ero più piccola. Molta gente lo vede anche adesso. Sto parlando di Dragon Ball. Quanti di voi non hanno visto Dragon Ball? Iniziamo. Ah, vi siete accorti che ho cambiato location? Sì. Molto bella, devo dire la verità. La luce fa schifo, sta piovendo però. Goku ha eseguito l'onda energetica per un totale di 97 volte in tutte e tre le serie. Onda energetica! È più d'effetto per Goku. I famosi 6 puntini di Krillin, non ho mai capito come si pronuncia, derivano da bruciature di incenso ricevute durante il suo addestramento da monaco. Me lo sono sempre chiesto e non l'avevo mai capito. Ora lo so. Il combattimento tra Goku e Freezer dura circa 3 ore e mezza. Risulta essere il più lungo combattimento nella storia degli anime in televisione. La mamma di Goku è una saiyan di nome Jine. Nome un po' meglio, non glielo potevano dare. A differenza di quello degli umani, il taglio di capelli dei saiyan rimane quasi sempre lo stesso. Bulma ha cambiato acconciatura circa 14 volte nel corso delle tre serie. Guarda, quanti parrucchieri è andata? Tutti pensate che Kamehameha significhi onda energetica e sia stata inventata da Muten. Muten che veste sempre la hawaiana ed ha una casetta alla hawaiana. Questo è perché Toriyama era un fanatico dell'Hawaii. Infatti, Kamehameha è il nome della dinastia più importante dell'arcipelago. Quando fu inventato Dragon Ball, il personaggio principale non sarebbe dovuto essere un ragazzo, ossia Goku, bensì una donna, in teoria Bulma. Vi immaginate Dragon Ball con protagonista Bulma? I nomi dei Super Saiyan si rifanno alle verdure. Messaggio subliminale. Bubbles, la scimmia del Rekkaio, è un omaggio alla scimmia di Michael Jackson, che si chiamava anch'essa Bubbles. Toriyama era un grandissimo fan di Jackie Chan e dei suoi film di arti marziali. Infatti, chiese il suo permesso per essere nominato il suo nome durante la serie, e lui cortesemente accettò. Il genere delle tartarughe, conosciuto anche come Maestro Muten, alla fine della serie conta 354 anni. Il suo segreto? Un elisir di lunga vita. E se ti porta bene 354 anni? Majin Buu ha circa 5 milioni di anni. Anche lui si riporta bene. Il personaggio di Goten avrebbe dovuto sostituire Goku nella serie come protagonista, però la rivolta dei fan ha fatto cambiare idea. Vegeta, pur essendo un fortissimo combattente, ha paura dei vermi. Oh, ha paura dei vermi. Nemmeno io. Il regista del film di Dragon Ball, James Wrong, non aveva mai letto alcun volume del manga e non aveva mai visto alcun episodio di Dragon Ball prima della sua missione. Nonostante Goku sia il guerriero più forte dell'universo, è riuscito a portare a casa soltanto un torneo di arti marziali. Perché alla fine o veniva ucciso o perdeva sempre. In Dragon Ball ha fatto comparsa anche Hitler. Sì, avete capito bene, Hitler, una caricatura del dittatore, appare nel film di Dragon Ball Z, ed è l'unico personaggio reale che appare in Dragon Ball. Verrà poi sconfitto da Goten e Trunks. Il personaggio preferito del creatore, Akira Toriyama, è Junior. Goku ha molta paura degli aghi e del cibo d'ospedale. Cioè, non ha paura di Cell, non ha paura di Freezer, non ha paura di Vegeta, non ha paura di nessuno, e ha paura degli aghi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e fatemi sapere nei commenti qualcos'altro o qualcun altro su cui fare 15 cose che non sai. Mi raccomando di seguirmi su Facebook, Twitter, Instagram, link nell'info box. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!